E Perrone resterà al suo posto? Sta meritando questa riconferma, no? Beh, mi sembra di sì, obiettivamente non credo che si possa dire il contrario. È una certezza per il futuro, no? Sì, perché, ripeto, conosce l'ambiente, ha fatto bene, al di là di alcuni carichi fisiologici che si possono essere, però è una persona molto molto equilibrata e che concorre a trasmettere tranquillità a tutto l'ambiente, quindi non vedo perché oggi, non vedo perché cambiarlo. Lo ha detto Marco Mezzaroma, coproprietario della Salernitana, in una lunga intervista realizzata a Telecolori. Un indizio importante che svela di fatto i programmi del Club Granata per la prossima stagione. La Salernitana ci penserà solo a promozione raggiunta, ma l'intenzione di Lotito in Mezzaroma è quella di affidare a Perrone, tecnico della promozione prima del Salerno Calcio e poi della Salernitana, la guida della squadra anche per il prossimo torneo. Per il tecnico, in scadenza di contratto, ma legato a Lotito in Mezzaroma da un ottimo rapporto professionale e di amicizia, la Salernitana rappresenterà una priorità e dunque il naturale epilogo di una stagione trionfale. La Salernitana muove i primi passi per il futuro che passano pure attraverso la riconferma di Susini, come già sottolineato in passato, e l'ingaggio di un nuovo DG al posto di Mariotto. La squadra, secondo le intenzioni della proprietà, sarà in gran parte riconfermata. L'intenzione è quella di trattenere gran parte dei big, cioè dei calciatori di maggiore esperienza, anche coloro in scadenza di contratto, ma pure i giovani di maggior talento, come Perpetuini. E poi per il futuro c'è il desiderio di poter disporre di più strutture. Ecco perché la Salernitana chiederà di poter utilizzare in modo esclusivo il Volpe. Nella prossima stagione ci saranno 5 squadre del settore giovanile e ragionare con l'amministrazione comunale per la gestione dello stadio Arechi.